La crisi economica degli anni 70 dell'Ottocento si fece sicuramente molto sentire in Europa, soprattutto abbiamo detto nell'Europa mediterranea e in parte anche in quella centrale e settentrionale, ma una delle reazioni che questa crisi provocò fu sicuramente anche il rinnovamento di alcune procedure industriali, l'innovazione, davvero quella che poi sarebbe divenuta la seconda rivoluzione industriale, perché appunto a partire dagli anni 70 e più ancora negli anni 80 e 90 dell'Ottocento prese il via una serie di innovazioni, una serie di cambiamenti, una serie di novità importantissime che cambiarono il modo di lavorare in fabbrica, introdussero nuovi prodotti, nuovi settori interi e cambiarono anche di conseguenza il mondo sociale, il mondo politico di quel tempo. Oggi iniziamo a vederlo cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 176esima puntata, la seconda rivoluzione industriale. Eccoci noi insieme ben trovati per parlare per una ventina di minuti circa di storia e di storia dell'Ottocento, anche se ormai siamo quasi sul finire del secolo, un secolo di grandi cambiamenti, di grandi novità, e l'ultima novità non meno importante delle altre è quella che riguarda la produzione industriale. Abbiamo parlato della prima rivoluzione industriale ormai parecchie puntate fa, sul finire del Settecento, una rivoluzione che era stata localizzata in Inghilterra in particolare, che nasceva da tutta una serie di cause concrete, particolari, legate alla storia inglese e che si era poi concretizzata nella macchina a vapore, nel telaio meccanico, in tutta una serie di novità importanti che però nel Settecento e anche all'inizio dell'Ottocento avevano riguardato principalmente l'Inghilterra. Poi abbiamo detto verso la metà dell'Ottocento la situazione era un po' cambiata perché la fabbrica dall'Inghilterra si era spostata anche altrove, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Belgio, e c'era stata questa grande ondata di sviluppo economico che poi era culminata a metà Ottocento con le ferrovie, con le rivoluzioni dei trasporti, delle comunicazioni e tutto il resto. Poi, appunto, abbiamo detto proprio la puntata scorsa, arrivano gli anni 70 dell'Ottocento e arriva la grande crisi. Una crisi dovuta proprio anche a questa crescita esasperata dei decenni precedenti, perché è una crisi di sovrapproduzione e di colpo tutto sembra bloccarsi, ma non dura molto. Per fortuna la crisi viene presto superata, l'industria comincia a ripartire e comincia a ripartire però anche innovando. Innovando, introducendo nuovi tipi di lavoro, nuovi anche simboli che colpiscono l'immaginario collettivo. Se nella prima rivoluzione industriale infatti i simboli erano stati il carbone, come abbiamo detto, la macchina a vapore in particolare, il ferro, la ghisa, abbiamo detto nello specifico, e il cotone, che era la materia prima più usata, più lavorata, ecco, queste cose che sono tipiche di questo fine Settecento e inizio Ottocento cedono il passo ora a nuovi simboli. Non c'è più la ghisa, ma piuttosto c'è l'acciaio che diventa davvero il simbolo principale, viene usato anche nell'architettura, tra poco ne parliamo. Non c'è più tanto la macchina a vapore, ma c'è piuttosto il motore a scoppio che diventa la novità entusiasmante di questi anni. Non c'è il carbone come strumento, materia prima utile a generare energia, ma c'è l'elettricità addirittura. E poi c'è la chimica, questo nuovo settore che viene esplorato in maniera interessante e intrigante. Adesso li vediamo uno a uno questi aspetti nuovi, ma sicuramente memorizzarli è utile per capire la grande differenza che passa tra la fine dell'Ottocento e la fine del Settecento. È l'industria che ci prepara al Novecento, è l'industria che conosciamo anche noi, che oggi forse ha ceduto il passo a qualcosa di ulteriormente nuovo. È l'industria siderurgica che va a svilupparsi, l'industria chimica, l'industria delle automobili, l'industria elettrica con centrali e così via. Novità importanti che segnano il paesaggio urbano, che segnano le società e le economie dei vari paesi. Allora, vediamoli uno a uno questi elementi, perché vale la pena rispendere qualche parola per ognuno. Partiamo dall'acciaio. Ecco, la produzione dell'acciaio diventa proprio negli anni 60 e 70 dell'Ottocento sia più economica, sia più efficace ed efficiente. E nel giro di pochi anni l'acciaio diventa effettivamente lo strumento, il mezzo più utilizzato anche per le costruzioni. Viene usato per le rotaie, ad esempio, quindi i treni ne hanno un ulteriore slancio, viene usato anche per gli edifici. Tenete conto che l'introduzione del cemento armato, che ovviamente utilizza anche l'acciaio, fa crescere ulteriormente l'uso, l'utilizzo di questo materiale. Il simbolo di questo grande trionfo dell'acciaio sono alcune architetture che sono anch'esse entrate appunto nell'immaginario collettivo. Pensate su tutte alla Torre Eiffel, la Torre Eiffel 1889, inaugurata in occasione proprio del secolo esatto dallo scoppio della Rivoluzione Francese,
sembra un razzo che si sospinge verso l'alto, no? Una nuova prospettiva per il futuro, e l'acciaio sembra promettere grandi cose. È la Torre Eiffel, una nuova grande architettura funzionale, in cui la struttura è ben evidente, in cui si esalta proprio il ruolo nuovo dell'acciaio. E questo sicuramente è un primo elemento da ricordare, non l'unico. Poi vi ho detto, si sviluppa anche l'industria chimica. Ora, questa etichetta di industria chimica in realtà racchiude una miriade di settori al suo interno, perché rientrano nell'industria chimica ad esempio la produzione della carta, la produzione dei medicinali, farmaci, la produzione dei concimi che vengono usati in agricoltura, la produzione dei coloranti, le vernici, c'è cioè un proliferare di industrie di vernici, eccetera, la produzione di esplosivi che vengono utilizzati anch'essi nelle miniere e così via. Insomma, dentro al settore chimico ci sta davvero di tutto e di più. Oggi per noi industria chimica vuol dire soprattutto industria farmaceutica, che è una delle industrie più potenti, più grandi, più importanti della nostra economia mondiale. All'epoca inizia anch'essa a muoversi, ma non è certo l'unica. D'altronde l'industria chimica permette con la ricerca di fare grandi innovazioni, di introdurre nuovi prodotti fondamentali, ad esempio arriva l'alluminio. Pensate quanto noi ancora oggi usiamo l'alluminio e com'era il mondo prima dell'alluminio. Arrivano i coloranti artificiali, le vernici appunto, che iniziano a essere usate dappertutto e non erano affatto usate prima in maniera così cospicua. C'è la dinamite, appunto vi ho detto già usata in molti usi. Ci sono i pneumatici e quindi le gomme, quindi usate poi nelle automobili, usate nelle biciclette, ma usate anche in tutti i derivati della gomma. Sapete che l'utilizzo a livello industriale può essere ampio. Arrivano anche perfino le fibre tessili artificiali, ormai non c'è più solo il cotone o la seta, eccetera, la lana e così via, ma si può produrre anche artificialmente la fibra tessile, questo grazie sempre alla chimica. Inoltre, questo forse è l'aspetto più importante anche in prospettiva, l'industria chimica inventa anche i conservanti, i nuovi modi per conservare i cibi. Si iniziano a diffondere non a caso i cibi in scatola e i cibi a lunga conservazione. Attenzione, questa è una cosa fondamentale. Fino a quel momento non c'era modo efficace di conservare i cibi se non con i metodi tradizionali conosciuti ancora ai tempi dei romani, cioè il sale o il freddo, ecco, niente di più di questo. Questo voleva dire che comunque non poteva esistere fino a quel momento una vera e propria industria alimentare. Da questo momento in poi, con l'introduzione dei conservanti, dei prodotti chimici che aiutano a garantire una maggior durata del cibo, può nascere anche la produzione industriale del cibo. Quindi cibo in scatola, cibo confezionato, cibo a lunga conservazione, che siano prodotti della terra, che siano prodotti di origine animale, comunque le cose iniziano a cambiare. Questo permette di abbassare i prezzi anche dei prodotti, ovviamente, permette di poterli trasportare più a lungo, permette di poterli produrre in grandi quantità e di diffonderli. Questo inizia a cambiare, certo è un processo graduale, ma inizia a cambiare anche il modo in cui la gente mangia, si alimenta. I problemi della fame, almeno nel mondo occidentale, iniziano a diventare un lontano ricordo, ecco. Casomai i problemi saranno quelli opposti, della troppa alimentazione a un certo punto, o dell'eccesso di conservanti, di edulcoranti e così via. Però capite bene quanto peso ha la chimica, l'industria chimica in questo momento, in questo settore. Poi vi citavo il motore a scoppio. Ecco, questo è una novità importante, anche simbolica proprio. Furono soprattutto degli ingegneri tedeschi a metterlo a punto. Il primo fu Otto nel 1876, poi seguirono Daimler e Benz nel 1885, fino a che questi motori non vennero utilizzati ovviamente nelle prime automobili. L'ultima grande innovazione poi in questo settore arriva con Diesel, col suo motore nel 1897, e ben capite che questi nomi vi suonano familiari, perché Diesel è il nome oggi a quel particolare tipo di carburante, Benz da origine a benzina e così via. Ovviamente però per funzionare questi motori nuovi, innovativi, poi utilizzati appunto nelle macchine, hanno bisogno di distillati del petrolio. Ecco, il petrolio inizia a diventare una materia prima di grande importanza, anche se un po' in maniera graduale, non è una cosa che subito cancella i vecchi carburanti, le vecchie materie prime. Il petrolio già era conosciuto, c'era già una certa estrazione di petrolio, solo che non veniva utilizzato così tanto, non se ne conoscevano ancora le grandi utilità e i grandi vantaggi. L'estrazione per il momento viene limitata soprattutto al Nord America, dove si scoprono i primi giacimenti e si inizia a raffinare questo petrolio, ma il costo è ancora relativamente alto, quindi lo si usa fino a un certo punto, diciamo, no? Gli continua a essere preferito in certi ambiti ancora il carbone, che invece ha un costo più basso. Le cose cambieranno nel Novecento, quando
Come ben sapete, il petrolio diventerà la materia prima per eccellenza e in buona misura lo è anche oggi, nonostante tutti i problemi ambientali, dei combustibili fossili, l'esaurimento e così via. Però, ecco, il petrolio inizia a farsi notare, per la prima volta inizia ad avere un certo peso. E poi, ecco, a proposito di fonti energetiche, l'elettricità. L'elettricità è un'altra grande novità ed è una di quelle che ha maggior impatto nella vita delle persone. Tra il 1860 e il 1880 circa si rimettono a punto tutta una serie di strumenti, le dinamo, i generatori, gli accumulatori, e si trova anche il modo di distribuire questa elettricità anche a grandi distanze. L'innovazione più importante, almeno dal punto di vista simbolico, quella che dà proprio la cifra del cambiamento, è l'invenzione della lampadina, opera di Thomas Edison nel 1879, quello proprio la ciliegina sulla torta, ma in realtà sono tante le novità che vengono approntate e gli studi che vengono fatti per migliorare distribuzione, raccolta e conservazione di questa elettricità. Le prime centrali termiche in Europa vengono usate soprattutto per l'illuminazione privata, proprio perché questa lampadina ha un grande successo e quindi tutti vogliono, quelli che possono permettersele, almeno le lampadine. Poi arriva un po' alla volta anche l'illuminazione pubblica e soprattutto l'elettricità inizia ad essere usata anche per scopi industriali, per scopi legati al trasporto, ad esempio i tram, eccetera. Certo, questa energia elettrica va prodotta, servono centrali, e in certe zone, come anche in Italia, si capisce che queste centrali possono anche sfruttare il territorio. Ad esempio, nascono le prime centrali idroelettriche, vista anche la grande risorsa di bacini idrici presenti nel nostro territorio. E poi di novità ce ne sarebbero anche molte, molte altre. Vi cito molto velocemente il telefono, 1871, prime invenzioni di Meucci e Bell in parallelo, il grammofono, sempre Edison, quello della lampadina, 1876, e poi un po' più avanti il cinema, i fratelli Lumière, 1895. Questi nuovi strumenti, che certo non cambiano la produzione industriale, c'entrano relativamente con quello che abbiamo detto, però hanno un enorme impatto sulla vita delle persone. Il telefono per la prima volta permette di comunicare da una casa all'altra, da un luogo a un altro, anche da città a città, senza più usare il telegrafo, che ovviamente ha bisogno di un telegrafista, ha bisogno di messaggi molto concisi. Adesso si sente la voce. Il grammofono permette di ascoltare i dischi in vinile, i primi che vengono incisi, dove si registrano le musiche, le voci, eccetera. È un antesignano del giradischi. Se siete giovanissimi e non avete mai visto un grammofono, forse non avete neppure visto un giradischi. E poi c'è il cinema anch'esso è una grande novità, insieme alla fotografia. La fotografia chiaramente sono immagini statiche, il cinema sono immagini in movimento, che però in realtà è un insieme di immagini statiche messe in rapida sequenza, in rapida successione, una dietro l'altra. Tutte queste innovazioni sono possibili grazie anche all'elettricità, che permette di creare questi strumenti, e grazie a una ricerca molto intensa in questi settori, una grande innovazione che travolge il mondo a fine 800, una grande innovazione che poi si farà sentire e peserà soprattutto sulla vita degli individui. Pensate a come doveva essere la vita prima del telefono, pensate a come doveva essere la vita prima del cinema, da cui poi sarebbe derivata la televisione, da cui sarebbero derivati i nostri video che guardiamo sul cellulare. Una vita molto diversa, ma la vita nella città cambia. Vi ho detto, l'elettricità permette anche l'illuminazione pubblica, vuol dire anche che le città di notte cominciano a vivere. Perché? Perché non è più come pochi decenni prima, quando calava il sole, scendeva la notte completa o quasi sulle città, a meno che non ci fossero lampioni con lampade a gas. Adesso si possono tenere accesi i lampioni, come facciamo noi oggi, tutta la notte. L'elettricità inizia a essercene in abbondanza, si può frequentare il cinema, si possono frequentare le sale da ballo, si può telefonare, si può ascoltare la musica. Inizia un mondo nuovo, il mondo anche del tempo libero, vi rendete conto, non c'è più solo il lavoro per le masse e il riposo. Per le masse inizia ad esserci anche spazio, un po' alla volta, in maniera molto graduale e molto faticosa, ma inizia ad esserci anche spazio per una vita che va al di là del lavoro, per una vita anche notturna, se vogliamo dirla così, almeno nelle grandi città, almeno laddove tutte queste innovazioni arrivano. Ovviamente queste sono le novità più importanti, i simboli di questa grande rivoluzione. Vi ho detto però che è un percorso spesso lungo, e adesso ve l'ho accorciato, ve ho detto subito i risultati, ma non è che dall'oggi a domani la cosa cambia così rapidamente. La crisi degli anni 70 colpì soprattutto, abbiamo detto, l'agricoltura e solo in maniera limitata all'industria, ma fu lo spunto per riorganizzarsi. Ed effettivamente questa riorganizzazione
mise i propri tasselli un po' alla volta, culminando soprattutto negli anni 90 dell'Ottocento. Fu da lì in poi che l'industria cominciò a crescere di nuovo a ritmi sostenuti, che queste innovazioni iniziarono a far sentire il loro peso in varie zone d'Europa e anche del Nord America, e che insomma il mondo iniziò davvero a cambiare. Vi ho detto, il cinema arriva nel 1895, ma possiamo davvero datare in quegli anni l'inizio di una fase nuova, quella che poi verrà chiamata la Belle Époque, perché è un'epoca anche di grandi speranze, di grandi aspettative, perché davvero le innovazioni sono numerosissime e soprattutto questa produzione sempre più ampia di tutto, materie prime, energia, prodotti finiti, consente ovviamente di abbassare i prezzi. 1896 forse è un anno cardine da questo punto di vista, perché è lì che si vedono non solo la crescita dei grandi paesi industriali che già erano sviluppati come la Francia, la Germania, il Regno Unito, gli Stati Uniti, ma anche dei nuovi paesi, dei paesi di ultima industrializzazione. Intendo in particolare due paesi che poi ci toccano da vicino. Uno è l'Italia, ci tocca molto da vicino. L'altro è la Russia, perché è un paese che in realtà diventerà protagonista a breve di una serie di eventi, diciamo, significativi e rivoluzionari, legati in parte anche proprio all'industria. Ecco, l'Italia, la Russia e altre zone dell'Est Europa erano zone piuttosto arretrate dell'Europa, erano rimaste fuori fino a quel momento dalla grande ondata industriale, ma questa seconda rivoluzione industriale finì per coinvolgere anche loro. L'Italia in certe zone, soprattutto il nord, soprattutto il cosiddetto triangolo industriale, quindi Milano, Torino, Genova, queste zone, lì ci fu una prima grande ondata di industrializzazione. Per quanto riguarda la Russia, anche lì un po' a macchia di leopardo, non certo tutta la Russia, che rimase un paese profondamente agricolo, ma in alcune zone, in alcune città, in alcune zone magari anche vicine a vie di comunicazione importanti, ecco, anche lì qualche nucleo industriale iniziò a sorgere, iniziò a nascere, magari anche con investimenti stranieri e così via. Ecco, questo fa sì, ovviamente, che il mondo inizia a cambiare non solo dal punto di vista della vita dei cittadini, come vi dicevo prima, ma anche dal punto di vista geopolitico. Paesi che fino a quel momento erano stati paesi che potremmo definire tranquillamente di serie B, iniziano ad avere un certo peso, iniziano a, almeno economicamente, poter dire la loro sui mercati, o almeno ambire a poter dire la loro sui mercati. Ovviamente questo grande aumento della produzione industriale poi ha degli effetti. I prezzi, che erano calati con la crisi economica degli anni 70, ricominciano a salire, soprattutto appunto dal 1896. La crescita dell'economia porta anche a una crescita dei prezzi, ma in parallelo crescono, e crescono forse in maniera anche più consistente, i salari. Quindi in generale si assiste, più o meno in tutta Europa, poi in misure diverse a seconda dei paesi, a un aumento del reddito pro capite e a un aumento del benessere della popolazione. Noi siamo abituati a pensare alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento come epoche di grande sfruttamento degli operai, e in buona misura è vero, è certo che fu così. La classe operaia si sentiva sfruttata e iniziava a organizzarsi chiedendo cambiamenti. In Italia arrivano i primi grandi scioperi generali, lo vedremo, c'è una grande conflittualità, parte anche in Russia e poi soprattutto in Francia, in Germania e così via. Ma in realtà queste grandi rivolte operaie, questi grandi tentativi di organizzazione operaia ottengono anche dei risultati. Cioè arrivano aumenti salariali in molti paesi, e la condizione dell'operaio di inizio Novecento o di fine Ottocento è molto migliore della condizione dell'operaio di metà Ottocento. In questi pochi decenni che sono passati attraverso la crisi degli anni 70, la condizione della classe operaia migliora notevolmente, almeno dal punto di vista dei salari. Poi del tenore di vita ne parliamo, perché quello è un altro discorso, ma dei salari e del potere d'acquisto sicuramente c'è un miglioramento. Questo vuol dire anche ovviamente che il benessere inizia a diffondersi. Non è che di colpo gli operai sono ricchi, attenzione, ma che gli operai di oggi, di questa fase storica, possono comprare di più di quanto non potessero gli operai di prima. Gli operai di prima erano davvero operai dickensiani, mi verrebbe da dire. Pensate ai romanzi di Dickens, che vivono, campano e dormono, non fanno altro perché non hanno neppure i soldi per comprarsi un vestito. Gli operai di fine 800, d'inizio 900, possono ambire in certi paesi anche a un consumo sostenuto. Ad esempio negli Stati Uniti vedremo che negli anni 20 e 30 gli operai inizieranno a comprarsi anche l'automobile, magari a rate, magari con il mutuo, ma inizieranno a comprarsi l'automobile. In Italia assolutamente no, però in certi paesi sì, o inizieranno a poter ambire a una casa un po' più grande, inizieranno a poter ambire ad esempio a tempo libero, diciamo prima, cioè a passare il tempo libero nelle sale da ballo, passare il tempo libero al cinema, possono spendere i loro soldi. I cinema vengono frequentati molto spesso anche proprio dalla classe operaia, e ci sono molti altri svaghi sempre per queste classi. Segno che
il benessere inizia a distribuirsi in maniera imperfetta, in maniera lenta, con comunque grandissimi divari tra le classi più umili e le classi più ricche, ma in generale il reddito pro capite cresce, mediamente dappertutto. E questo vuol dire anche che ci sono più soldi per spendere, più soldi per comprare, più soldi per accedere ai beni che ormai la fabbrica produce. Il segno quindi che la fabbrica può produrre di più. Se c'è un mercato che cresce, può crescere anche l'offerta di beni. E come farà la fabbrica a produrre di più, questo lo vediamo la prossima volta. Infatti, visto il minutaggio, direi che è bene chiudere qui la lezione di oggi, che comunque serviva a introdurre le grandi novità della seconda rivoluzione industriale. Non abbiamo finito, la prossima volta dobbiamo parlare delle novità dal punto di vista organizzativo. Più precisamente parleremo di taylorismo, di fordismo, di catena di montaggio, di prodotti in serie, e poi parleremo di masse, di demografia. Insomma, abbiamo tanti argomenti ancora da trattare e la prossima volta proveremo a chiudere questa pagina comunque molto importante. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo come sempre che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste piattaforme trovate anche il podcast gemello Dentro la Filosofia, dove parliamo ovviamente di filosofia. Se poi vi interessano anche epoche diverse rispetto a quelle che stiamo trattando nei podcast, vi ricordo che sempre su YouTube, cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Script, trovate migliaia, ma davvero migliaia di video su ogni epoca, argomento, questione. In più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi nessuna puntata, sapere quando escono i video, i podcast e tante altre iniziative, consigli di libri, eccetera, vi consiglio anche di seguire i social network, Facebook, Twitter o Instagram, dove mi trovate col nickname di Script, oppure abbonarvi alla newsletter gratuita settimanale che trovate all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì nel mio sito personale trovate subito in home page il modo di lasciare la vostra email e vi arriva appunto una volta a settimana nella vostra casella di posta, in modo completamente gratuito, una lunga mail dove vi parlo di libri nuovi vecchi, di film nuovi vecchi, di riflessioni sull'attualità, di video che ho fatto, di tante iniziative davvero, e quindi può essere interessante. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di questa rivoluzione industriale, parlare poi di storia, parlare dell'Ottocento. Ciao, alla prossima!